Ai giochi della gioventù svoltisi a Napoli, la squadra di Ustica, un'isoletta di 1000 abitanti, ha conquistato un sorprendente secondo posto nel torneo di baseball. I ragazzi della tartaruga, li chiamano così perché l'isola vista dall'alto somiglia ad una grossa tartaruga, sono stati superati in finale dalla formazione di Ronchi dei Legionari. A Ustica dicono che non avrebbero perso la finale se avesse giocato anche Antonella Licciardi, che è uno dei punti di forza della squadra. Antonella ha 14 anni e da settembre frequenterà la prima liceo scientifica a Palermo, perché a Ustica le scuole finiscono con la terza media. A Napoli è stata esclusa dalla competizione perché, anche se i regolamenti federali non lo vietano, le altre squadre partecipanti si sono opposte alla presenza di una donna in campo con i maschi. Antonella, una ragazzina vispa e intelligente, in tempi in cui le donne portano giustamente avanti il discorso sulla parità dei sessi, è la prima femminista di questa piccola isola sperduta in mezzo al mare di Sicilia. Al momento della premiazione a Napoli, avevano riservato una medaglia anche per lei, che, sdegnata dopo l'esclusione, l'ha rifiutata contestando la manifestazione. Non volevo accettare assolutissimamente la medaglia, anzi non mi volevo neppure presentare. Comunque dopo, ragionando con delle persone, ho capito che bisognava andare lì e dire veramente quello che io mi sentivo e per quale motivo rifiutavo la medaglia. Infatti quando sono arrivata lì alla premiazione, il presidente della federazione, Bruno Bene, disse che io ero una ragazza che giocava il baseball e mi tolse il cappello per mettermi la medaglia. A questo punto io ho fermato, diciamo così, un po' sgarbatamente, perché non è che l'avevo col presidente, ma soltanto non so nemmeno io con chi. Ho fermato le mani del presidente e ho detto che avrei accettato la medaglia soltanto quando loro avrebbero capito che anche una ragazza poteva giocare al baseball. Quindi dopo me ne sono andata, ho fatto una grande crisi di pianto e dopo è passato tutto. Del femminismo Antonella dice: il femminismo come è fatto oggi in Italia secondo me è un po' sbagliato, cioè è molto esagerato, non ci devono essere tutte questi cortei che fanno le donne, ma bisogna andare ragionando e non facendo tutte queste cose. Ma cos'è per Antonella lo sport? Cosa significa praticarlo? Per me lo sport è una cosa indescrivibile, perché tutto secondo me è basato sullo sport. Tu con lo sport vivi, stai con i ragazzi, con le ragazze anche, c'è tutte cose, ti dà salute, tutto. Il mio vero sogno è praticare uno sport. L'importante è che non faccia una vita pigra, diciamo così, come fanno tutte le donne di casa, stare soltanto in casa, ma potermi occupare di altre cose. Quello che più stupisce a chi viene su quest'isola è proprio il fatto che sulla piazza del paese, in ogni angolo di strada, si vedono ragazzi con mazze e guantoni. Il baseball è l'unico sport praticato a Ustica e la cosa è perlomeno curiosa. Chiediamo il perché a vice sindaco Vito Ailara, che copre anche la carica di assessore allo sport. Il baseball è il gioco preferito, il gioco più di moda, diciamo, qui a Ustica in questo momento, anche perché è l'unico che è organizzato dal punto di vista federale. È ovvio che le aspettative dei giovani, dei ragazzi, anche nostri abbiamo questi compiti, è quello di estendere lo sport in senso più ampio. Ma per far questo occorrono anche le strutture. I ragazzi in età scolare sono circa 140. Di essi tutti praticano lo sport nel senso puro della parola, cioè nel senso di movimento. E come sport organizzato, quindi sport di squadra, sono intorno a 80 circa. I ragazzi della Tartaruga, che dalla Serie C sono stati promossi quest'anno alla Serie B interregionale, continuano a giocare sul loro campetto fatto di niente, in mezzo alla gramigna, dove non è possibile quasi vedere neppure le righe che delimitano il diamante. Con loro nel sole c'è anche la 14enne Antonella Licciardi, perfettamente conscia del suo difficile ruolo di prima base e di prima femminista di Ustica.